Siamo con Ignazio Pandolfo qui alla mostra dal titolo Senza titolo. Ecco, ci spiega Sì. un attimo il motivo per cui non ha, cioè ha deciso di non dare titolo Sì, a questa mostra. guarda, guardi, il motivo è molto semplice. Io prima facevo pittura figurativa, e come tutti i pittori figurativi facevo, non so, un paesaggio e davo un titolo rappresentativo dell'opera. Quando sono passato all'informale e poi anche all'astrattismo, finito il quadro, sapete voi come funziona, no? Quando inizia un quadro astratto, uno sa, non sa cosa sta cominciando a fare, né sa quando lo finirà. E allora, finiti i quadri astratti, all'inizio, come sulla scorta dell'abitudine, ci pensavo un po' sopra e poi mi veniva in testa un titolo e lo piazzavo lì. Però poi guardando, passando il tempo, guardando sto titolo mi convinceva sempre meno. Poi a fine mi pensavo, ma questo libro non c'entra niente, perché ci ho messo questo titolo? E allora, ecco, io ho cominciato a dipingere e ad accantonare i quadri, ci metterò un titolo più in là, e si accumula. E nel frattempo cercavo, leggevo, studiavo per cercare di capire qual era il problema. Il problema poi l'ho capito quando mi sono imbattuto in un aneddoto relativo al pittore Pollock, il padre dell'astrattismo, uno dei più grandi pittori astrattisti del Novecento, il quale aveva fatto un quadro bellissimo, potente, che aveva pensato di intitolare alla The White Whale, cioè la balena bianca, Moby Dick. E un critico, vedendo questo, dice: no, c'è un po' di balena bianca, questo dobbiamo chiamarlo, intitolarlo Pasiphae. Allora, Pollock era un texano, quindi non aveva una grande cultura classica, dice: ma chi è sta Chi è? Pasiphae? La Pasiphae era la moglie di Minosse, un personaggio mitologico, madre del Minotauro, in quanto aveva avuto un accoppiamento sessuale con un toro e aveva fatto dare alla luce il Minotauro. Allora, ma Pollock prese e accettò questo cambio di titolo. Così che oggi il quadro nel Museum of Modern Art di New York è proprio messo al muro con questa piccola etichetta che è scritto Pasiphae. Ma se noi guardiamo questo quadro, Pasiphae non la vediamo, anzi, se chi guarda il quadro non sa chi è Pasiphae, rimane, dice, ma che vuol dire? Se invece sa che è Pasiphae, chi era Pasiphae, viene, diciamo così, depistato in una pista mitologica che questo quadro non aveva mai avuto, in cui non c'era mai stata nessuna intenzione. D'altra parte, se l'artista ha ceduto a cambiare il titolo, è evidente che anche lui non era tanto convinto del titolo di partenza della balena bianca. Quindi, questo che sa cosa mi ha chiarito, che in fondo mettere un titolo a qualcosa che non è razionale, è come mettere un cappello razionale su una testa irrazionale, perché i quadri astratti sono frutto dell'inconscio, dell'irrazionalità, di tutto ciò che è sottocorticale. Quindi, per questo motivo, ho capito per meglio che non gli metto più titoli, non se ne frega più. Questa è la mia Quindi visione. molto molto se Sì, semplice, dopo molto più. ci sono pittori astratti e informali che hanno messo dei titoli. Per esempio, Emilio Vedova metteva dei titoli che però, onestamente, non riuscivano mai a esprimere la potenza dei suoi quadri. Poi lui ha fatto anche altri quadri senza titolo e poi ne ha fatto uno che ha un titolo che la dice tutto, che la dice lunga su questo. Un quadro meraviglioso, potentissimo, intitolato Da dove? Una domanda. Cioè, da dove viene questo? Capito? Perché viene dal subconsciente dell'artista. Capito? Questa è la mia visione.